Beh, ciao, buongiorno. Piove, partita bagnata, partita fortunata, così dicono, no? Il famoso detto. Dormito? Avete dormito? Tutto a posto? Stamani non siete andati al lavoro? Ah, avete preso di riposo? Ah, è perché stanotte avete avuto da fare, vero? E stanotte siete stati impegnati, cose importanti poi. A fare ore piccole, succede, capita. Lo sapete questo che cosa vuol dire? Questo è sinonimo di paura. Perché se no non lo fai. Ve ne state a casa vostra e vi preparate per stasera. Invece di andare a fare ore piccole, a fare fuochi d'artificio, sul lungomare. Però spero che vi siate divertiti. Sicuramente anche i nostri. E stasera proveremo a divertirci anche di più, ok? Riguardo a tutti quei messaggi di ieri, sappiate che io, questo è il mio punto di vista, non faccio di tutta un'erba un fascio, ci mancherebbe, però per colpa di tanti, come si dice, no, anzi scusate, per colpa di alcuni ci rimettono tutti, e mi dispiace, e conosco anche due o tre del Napoli e gliel'ho detto, che mi dispiace per loro, però non si torna più indietro, stasera sarà battaglia, ed è stuzzicato il diavolo, è 2 settimane che stuzzicate il diavolo. E pregate che vi vada bene. Poi Giroud ci sarà nonostante l'acciacco a tendine d'Achille. C'è solo il dubbio Kier, ma penso che poi alla fine schiererà Kier, perché ciao, anche lui è un po' acciaccato, ha recuperato proprio all'ultimo istante. Speriamo che il pantofolaio cuffiettaro Reparo stasera sia in forma, in vena, che vi può fare tanto male, ma tanto. E niente. Oh, raga, chi vince vince, vinca il migliore. E niente, io voglio una squadra incazzata. Voglio una squadra incazzata. Stasera voglio i diavoli, voglio delle bestie bavose che sbavano. Ok? Avete capito? Pioli non fa cazzate, fargli mantenere la concentrazione alta subito dall'inizio, eh? Non facciamo cazzate, eh? Non regaliamo niente subito, dovete stare pronti che questi attaccano. Ok? Ragazzi, ve lo dico una volta sola, attenti che questi attaccano subito. Non ci facciamo trovare scoperti come l'altro giorno. Che sia chiaro, eh? Ok? Voglio 11 diavoli. Per quanto riguarda voi, siete sportivissimi. Fate bene, se dal vostro punto di vista fate bene, sono contento per voi. Secondo me state facendo una figura dei pagliacci. È così. Poi ragazzi, preparatevi che tremate, perché è stata consegnata la pennetta USB di Moggi. E ti danno 15 punti oggi, preparatevi. Anzi, ti danno 30 col bonus per i danni morali, addirittura. E poi praticamente trema tutta la Serie A. Capito? Ha detto Moggi che fa... Moggi, la Juventini, la Lega, fanno tremare tutti, eh? Documenti incandescenti, eh? Ci sono le prove schiaccianti, eh? Dai, tutti pronti stasera, live reaction, sarò ospite molto probabilmente dal mio amico, come l'altra sera, l'hanno sul canale 5, però mi ha invitato e andiamo a fare 2 versi in live, eh? Ok, come l'altra sera, vi aspetto, iscrivetevi al canale, comunque sappiate che sono sportivo, vinca il migliore. Chi vince se lo merita, punto, senza andare a cercare la UEFA, la VAR, arbitraggi e quant'altro. E per le offese a Teo, i brutti auguri ricevuti a Teo e al suo figlio, ricordatevi che alcuni di voi sono passati proprio male, ma male, male, siete cascati, mi siete proprio cascati, ma non solo a me, a tanti. State facendo una figura davvero brutta, eh? Io ve lo dico, accettate ste critiche ragazzi. Senza offesa, però è brutto, esagerato, dai, su. Anche c'è lo spot normale, tranquillo. E si passa sopra, così è brutto. Ciao raga, stasera, dai, voglio 11 diciamo rincazzati. Voglio la bava che vi cola come una scrofa. Quando li toccano porchetti vi voglio. Ciao!